La Grecia conquistata, scrive Orazio nella seconda delle sue epistole, conquistò il selvaggio vincitore e introdusse le arti nel Lazio contadino. In questa prospettiva, l'acculturazione del popolo romano, cioè la progressiva assimilazione di forme culturali più evolute e raffinate, avviene grazie ai contatti con i greci, che avvengono in maniera sistematica proprio a partire dal III secolo a.C. con la vittoria su Pirro e la prima guerra punica, quando Roma diventa padrona del Mediterraneo. Ma prima dei greci, prima del contatto con i greci, prima della rappresentazione teatrale portata in scena da Livio? La letteratura latina non nasce soltanto a seguito del contatto con una tradizione letteraria come quella greca che vantava origini antichissime, ma nasce ben prima del III secolo a.C. Abbiamo infatti diverse testimonianze di forme locali di produzione letteraria che si collocano in un orizzonte contadino e appartato che è quello della Roma delle origini. Come scrive la studiosa Eva Cantarella, alle origini della letteratura latina non sta infatti un testo grandioso come l'Iliade, né i grandi eroi dell'epica, ma le storie di generazioni di contadini e di cittadini impegnati a rendere grande il potere e il nome della loro famiglia e della loro città. Quali sono dunque queste forme locali di produzione letteraria che si collocano in una fase che potremmo definire preletteraria, a cavallo tra la letteratura vera e propria e la non letteratura?